Appelplatz, Bahnhof, Cantera, Carascio, Comono, Frio, Ducche, Camera, Capo, Caput, Kartoffel, Macaroni, Miski, Musulman, Polski, Kurba, Stu, Tovarish, Borboten, Barum. Che oggi purtroppo riemergono nelle guerre e nelle dittature in corso. Quali italiani finirono nei campi di concentramento? Ho chiesto alla mia insegnante. Lei ha risposto che per la maggior parte ci finirono gli ebrei, e di questi alcuni come Primo Levi, Liliana Segre, Settimia Spizzichino si salvarono, ma anche dopo l'8 settembre del 43 oppositori e politici e disertori. Quelli catturati furono fucilati o deportati, dopo essere stati incarcerati a San Vittore. Molti furono deportati nei campi di concentramento a lavorare come schiavi, specie quegli operai che fecero gli scioperi nelle fabbriche del marzo 1944. Lo sciopero più grande di tutta l'Europa, contro gli armamenti nazifascisti, con le deportazioni e contro il caro vita. I lavoratori della FARC, della Pirelli, della Breda e della Marelli subirono più di 1000 deportazioni, specie a Sesto San Giovanni. Tornarono solo i più giovani dai vari campi di concentramento. Quelli più anziani morirono per le condizioni disumane. L'insegnante ci ha fatto ascoltare la canzone di Iannacci, Sei minuti all'alba, che parla di un condannato a morte.